Stefania Pizzopani, politiche sociali, avete chiesto un ciclo di audizioni in commissione per fare un po' il punto della situazione. Che obiettivi avete? Noi apprezziamo sempre il lavoro che viene fatto, però lo riteniamo insufficiente sulla problematica delle persone con disabilità, che in questa città sono migliaia, con disabilità anche molto molto gravi. Quindi abbiamo chiesto l'audizione in commissione sia dei portatori di interesse, quindi le associazioni, e sia naturalmente dell'assessore e della dirigenza. Vogliamo fare il punto sul prima, durante e dopo di noi, cioè su tutta la gamma delle politiche sociali per la disabilità. C'è un buco nero che è quello del dopo di noi, individuate le risorse addirittura dal sistema protezione civile 2009, si è perso tutto l'iter, c'era anche l'individuazione del sito, le famiglie attendono, si preoccupano di cosa accadrà una volta che non ci saranno più genitori dei loro figli disabili. Ecco, noi vogliamo dare una mano. Vogliamo essere molto comprensivi e molto di aiuto, però non vogliamo più chiacchiere, non vogliamo più parole, vogliamo fatti, notizie e diciamo aspettative di tempi rapidi per la realizzazione di questa struttura. E in questo senso abbiamo incalzato e stiamo incalzando l'amministrazione. Ci sono anche le associazioni, diciamo, i rappresentanti del mondo della disabilità. Ecco, avete recepito già qualche loro richiesta, qualche loro osservazione? Beh, loro hanno una storia da raccontare perché la vivono quella condizione. E in una recente iniziativa che celebrava i 40 anni della PTDH, la presidente Felici Verna, Narita, non ha fatto altro che ribadire le difficoltà, dalle barriere architettoniche allo stato di disagio dei bimbi a scuola che non vengono sufficientemente seguiti. Ha poi la questione proprio del dopo di noi, ha incalzato moltissimo, incalza moltissimo perché sono persone che hanno ormai una certa età, molte di queste famiglie hanno figli grandi con disabilità gravi e temono di andare via e di lasciare i loro figli così senza che ci sia una seria assistenza o un futuro. Quindi è un tema sensibile, molto forte. E le associazioni ci dicono di essere attenti, concreti e anche affettivi nei loro riguardi.